Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto, come già avevo iniziato l'anno scorso, facendo i miei elogi alla società, al presidente, rinnovo quest'anno con soddisfazione per voi, vedendo che Scafati si sta imponendo in un campionato che la vuole vedere protagonista e credo che la pallacanestro abbia bisogno di questo. La partita purtroppo ha poco da dire. Abbiamo avuto difficoltà, sicuramente in un momento per noi difficile, sicuramente l'inserimento di un giocatore con tanti minuti da giocare con un solo allenamento nelle gambe ha fatto sì che ci trovassimo a usare questo nuovo assetto nella peggiore delle partite, ovvero contro la migliore della classe fuori casa. Quindi abbiamo molto subito la fisicità di Scafati, abbiamo molto subito la capacità che ha Scafati di mettere tanti giocatori in rotazione, di non calare mai di intensità. Abbiamo dimostrato solo a sprazzi di poter competere in attacco e in difesa, ma ci siamo sciolti velocemente. Quindi sicuramente questa è una prova che brucia. È un risultato che brucia, a prescindere dal risultato dei 2 punti, brucia nel modo con il quale è maturato. Sappiamo che dobbiamo non velocemente capire, perché se non abbiamo capito adesso forse è tardi. Dobbiamo tornare a casa sapendo che sabato sera giochiamo la partita, perché giochiamo in casa con Barcellona. Non so che cosa, non so gli altri risultati, ma sappiamo che sarà la partita, e poi andiamo a Siena in casa con Casalpi e poi a Latina. Sarà un mese di febbraio altamente significativo per noi, sapendo che all'andata avevamo iniziato con 0 vittorie e 5 sconfitte, e poi proprio quella settimana ci aveva dato un po' di slancio. Ma adesso non dobbiamo fare altro che tacere, allenarsi, capire dove dobbiamo, non possiamo, dove dobbiamo assolutamente migliorare, perché l'obiettivo della società è chiaro: rimanere in questa serie. Dobbiamo farlo con chi dimostra di avere una linea chiara, di averlo capito con le unghie e con i denti. In qualche modo dobbiamo riuscire a vincere delle partite e a sbloccare la classifica. Abbiamo giocato, ritengo, un'ottima partita, soprattutto in termini di continuità, di approccio e poi di continuità anche sulle rotazioni. Abbiamo mantenuto sempre uno standard elevato, partita che ci ha concesso anche di provare qualcosa di diverso rispetto alle altre partite, che poi ci servirà anche per le partite a divenire, avendo anche buoni riscontri da quello che abbiamo provato durante la stessa partita. Penso che ci serviva una partita solida, specialmente in difesa. Il fatto di aver tenuto Omegna 70 punti ne è la dimostrazione. Poi in attacco abbiamo giocato con il nostro ritmo, abbiamo fatto le nostre cose, non pensando più di tanto agli avversari, ma soprattutto stando concentrati sulle nostre cose da fare, e quindi abbiamo condotto la partita con grande tranquillità, con grande serenità, ma soprattutto con grande concentrazione. Coach, la domanda da fare è una sola, quella sulle condizioni di Loschi che oggi non ha giocato. Ma Losco oggi era pronto anche per giocare, però io ragiono così anche con Simons, è stata la stessa cosa. Se è possibile dare anche una partita di riposo per guarire meglio, nel caso di Loschi, per iniziare questo processo di calcificazione di questa frattura che ha al dito, però lo staff medico l'aveva messo in condizioni, anche se c'era bisogno di poter giocare. Non ce n'è stato bisogno e quindi non me la sono sentito di rischiare assolutamente il giocatore. Abbiamo tante alternative, siamo una squadra lunga e quindi da questo punto di vista non, gli infortuni che fanno parte del gioco non ci preoccupano più di tanto.